Grazie moltissimo. Vi ho detto all'inizio che la cosa che mi dispiace è avere certe volte, è veramente un timore, insomma, che le cose sfuggano di mano, che io lo so che le cose, tutti noi sappiamo che niente dura per sempre e che comunque a un certo punto qualcosa deve pur finire, c'è qualcuno che se ne va, c'è qualcuno che deve dire ciao, insomma, a questo tipo di storia, di vicenda. La cosa che fa veramente certe volte male, che non riusciamo a spiegarci, e questo è forse la irragionevolezza della vita, è quella di sapere che neanche riesci a ricordare. Io devo dirvi che non ho mai fatto delle dediche in particolare, però c'era una persona che in qualche maniera frequentava i nostri incontri e che io ho avuto modo di conoscere. Erano sempre incontri molto silenziosi, perché questa persona non parlava molto, insomma, aveva dalla sua una certa riservatezza. E a me è rimasto impresso, questa persona non c'è più, non ne dirò neanche il nome, qualcuno lo sa, ma il dispiacere è non aver fatto in tempo potergli dedicare una canzone. Pensate, è un problema che non mi sono mai creato, ho detto le cose tanto vanno avanti, un giorno ci sarà uno, un giorno non ci sarà più. Però è un po' di tempo che comincio a pensare anche a questo. E allora, siccome ho scritto questa canzone su un incontro silenzioso, questo era un incontro con un gigante, questa persona invece, questo nostro amico, non era un gigante, però era una bella persona. Io vorrei che questa canzone gli arrivasse.